Ask27, una startup che ormai ha raggiunto vette molto molto alte nell'ambito della cyber security, tra l'altro con delle novità per il territorio abruzzese in apertura proprio nella città di Chieti. Perché la scelta dell'Abruzzo soprattutto è cosa effettivamente ha fatto sì che Ask27 ottenesse questo successo? Intanto siamo in questa bellissima cornice qui a Pescara, un evento molto importante sia a livello regionale che extraregionale per tutta la Riviera Adriatica. Siamo contenti di essere presenti insieme alle istituzioni, altre aziende, molti dei player anche mondiali della cyber security. In questo mondo che è tanto grande, noi ci siamo posizionati anche in Abruzzo, sicuramente perché io sono abruzzese, ma anche perché l'Abruzzo è una terra dove ci sono moltissimi talenti, moltissimi ragazzi in gamba, e vogliamo dare l'opportunità a questi ragazzi di poter lavorare, restare a lavorare nella loro regione senza la necessità di dover per forza spostare all'estero o in un'altra città. E questi ragazzi sono anche il nostro successo, quindi rispondiamo anche all'altra domanda. E sono le persone che rendono possibile la realizzazione dei prodotti e delle tecnologie che mettiamo a servizio della cybersicurezza sia in ambito nazionale che internazionale. Il futuro, probabilmente parte dall'Abruzzo un movimento di grandimenti che poi in tempi poco sospetti dal 1990 necessariamente vengono esportate verso altre regioni, ma adesso sembra quasi ci sia stato un network effetto rebound che con il Cyber Security Forum sta ridando vita un po' a quella che è questa spinta e visione verso un mondo digitale e soprattutto verso un mondo sicuro? Sì, credo proprio di sì, è abbastanza evidente anche dall'affluenza, moltissimi ragazzi, moltissime persone interessate, anche gente comune che si avvicina al mondo della cyber. Probabilmente le ultime notizie internazionali hanno fatto sì che ci fosse anche una maggiore consapevolezza relativamente a questi temi. Abbiamo avuto la fortuna anche di ascoltare l'intervento del professor Baldoni dell'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza e credo che siano tutti fatti importanti che confermino questa tendenza. Thank you.